Buongiorno, sono Francesco D'Angelo e insegno diritto commerciale nel corso di laurea di Scienze dei Servizi Giuridici, curriculum di giurista d'impresa. È proprio di questo curriculum che vorrei brevemente parlarvi. A chi è destinato questo curriculum? Beh, io direi che questo curriculum è destinato a coloro che intendono fondare sul precedente biennio un terzo anno che è caratterizzato da insegnamenti più centrati sul diritto dell'economia, sul diritto degli affari, sul diritto dell'impresa. E in questo dunque intendono seguire una serie di corsi che cercano di coniugare l'insegnamento di materie specialistiche, il diritto commerciale applicato, la fiscalità dell'impresa, la tecnica dell'analisi dei bilanci e altri ancora, con simulazioni, con seminari, con laboratori che mostrano anche una proiezione applicativa di queste materie. È infatti un curriculum che offre una preparazione volta all'inserimento nell'organico, in primo luogo delle imprese commerciali, bancarie, assicurative. Questo perché il giurista d'impresa è figura che l'esperienza mostra essere sempre più richiesta, comunque sempre più attuale, essendo quella figura che all'interno di un'impresa è chiamata a dare delle prime valutazioni circa le implicazioni e le conseguenze giuridiche delle decisioni che l'impresa va assumendo e degli atti che questa intende porre in essere. E sono valutazioni sempre più complesse, perché sempre più complesso è il quadro normativo e giuridico di riferimento. E questo in tutti i settori con i quali l'impresa si trova ad operare, che sia il societario, il commerciale, il fiscale, il penale, l'ambientale. Questo implica comunque il più delle volte la necessità di lavorare in team. Team naturalmente più o meno compositi a seconda delle dimensioni delle organizzazioni nelle quali si è inserite. È chiaro che altro è far parte di un servizio legale di una multinazionale, altro è far parte di un servizio legale o dell'organigramma di una impresa di più piccole dimensioni. Dico questo però anche perché non si deve commettere l'errore di pensare che solo le grandi e grandissime imprese richiedano o ricerchino figure professionali di questo tipo. Il giurista d'impresa è infatti sempre più ricercato anche all'interno di piccole e medie imprese. Perché? Perché anche queste si confrontano con una realtà di crescente complessità. Non è comunque tutto, perché al di là del nome del giurista d'impresa, è un corso questo che intende comunque poter aprire la strada anche a altri sbocchi, quali ad esempio l'inserimento come collaboratore in studi professionali e legali, o l'agente di assicurazione o il consulente di impresa. Quindi è senz'altro un corso di studio, è senz'altro un curriculum che apre ad una pluralità di sbocchi. E questo senza contare il fatto che apre anche a una possibilità di formazione post lauream molto ampia, perché nel diritto dell'economia e dell'impresa è molto cospicua e nutrita l'offerta di corsi di perfezionamento e di master. Insomma, la scelta di questo curriculum sicuramente apre le porte ad un percorso di studi stimolante e molto molto attuale, e con ogni probabilità anche a possibilità di sbocchi professionali altrettanto stimolanti e altrettanto attuali e contemporanei. Vi ringrazio molto.